Oggi uscita in solitaria. Oggi gli altri del gruppo mi hanno tutti abbandonato e quindi vado a farmi un giro sulla salita del Pillerone. Giro abbastanza semplice, 500 metri di dislivello, saranno 17 km, non di più, e con una bella discesa in single track. Ci aggiorniamo dopo. Arrivati a Travo, da qua partiamo per andare su questa collinetta, diciamo 500 metri circa di dislivello e poi un bel single track. E il programma dopo prevede un bel bagno sul Trebbia e magari un altro giro a vedere qualche borgo di queste zone. Cominciamo la salita senza navigazione perché ero convinto di aver caricato il tracciato, ma sembra che non sia così. Dovrebbero esserci molte alternative per arrivare su e soprattutto non ho nessuna fretta di arrivare. Molto caldo, ma me l'aspettavo, quindi era tutto preventivato. La salita è molto molto calda, è anche quasi mezzogiorno, sicuramente non è l'orario più adatto per questi percorsi, però contando sulla buona quantità di ombra ci si muove agevolmente. Anche il tratto di discesa ha tanti pezzi immersi nel bosco, quindi non saranno troppo caldi. Di tanto in tanto ci sono degli scorci di panorama sul Trebbia veramente spettacolari. Non è un caso se queste zone sono frequentatissime in questo periodo. Le colline, i panorami veramente meritano tanto. Ragazzi, vetta raggiunta, fatica, gli ultimi 150 metri un inferno. Pensavo davvero di morire. Ora un po' di riposo, acqua, barretta e via. Speravo di fermarmi un attimo, ma c'è un miliardo di tafani, ma un miliardo. Dicevo, gli ultimi 150 metri sono pendenze tra il 12 e il 16 in single track, veramente impegnativo, ovviamente rigorosamente a spinta. Ora, dopo la pausa, proseguiremo di qua. Dovrei vedere anche che cos'è questo Janansel di cui parlano gli altri cartelli. Volevo vedere una vista sul Trebbia, ma mi sembra tutto abbastanza coperto. Ora, barretta mangiata e ora ripresa del comandante e possiamo ripartire a cuocerci ancora un po', perché non bastava quello fatto finora. E qua un drone ci starebbe, eh? Non sarebbe male. Siccome sono stato un genio, oggi mi sono portato anche l'Autan contro gli insetti.
e ripartiamo. Via. Parecchi tronchi in agguato, che l'assetto cross country non sono il massimo, eh. Ragazzi, questo single track è davvero bello. Si fa. Il salto di Ricky, come si è distorto la caviglia Ricky. Dritto. Bellissimo, veramente bello. Eccoci arrivati, il giro si conclude qua, non un giro lungo ma divertente. Il single track è veramente uno dei più belli che ci siano in queste zone. Dopo il divertimento nel single track andiamo a farci un bagnetto nelle fresche acque del Trebbia. Speriamo non mi diano la multa. Macchine. Sono divertiti a multare. Then everybody be served like California, yeah.
she born here to serve in USA. You'll catch him serving at the inside, outside USA. Ventura County line. Bene, abbandoniamo anche il Trebbia e ci muoviamo verso casa. Magari sulla strada mi fermo a bere una birra, qua siamo attaccati a Rivergaro, potrebbe bere una birretta lì e poi vado a casa a montare questo fantastico video e vediamo cosa è venuto della discesa del single track. Giusto, caduto il cellulare, giusto una nota di cronaca, la località dove mi sono fermato per fare il bagno sul Trebbia è Cisiano. Fino all'anno scorso c'era un comodo parcheggio vicino all'accesso al fiume e adesso c'è un cartello che dice che per il 2020 non hanno avuto la concessione, quindi vabbè, bisogna parcheggiare un po' più in su, attenzione, ci sono abitazioni, insomma bisogna avere un rispetto per le persone che vivono lì e parcheggiate con decenza. Il posto lì al fiume è veramente bello. Terminata anche la parte al fiume, mi avvio verso casa, magari mi fermo per strada a mangiare un boccone e bere qualcosa di fresco. Il caldo è tremendo oggi, veramente sembra una giornata di metà agosto. Bel giro, sempre bello, single track, pulito, vabbè, qualche radice, qualche sasso, come un sentiero naturale, quindi è normale che sia così, ma veramente bello. Non è proprio facilissimo, quindi va fatto con l'idea di quello che si sta facendo, un po' di consapevolezza. Al solito, mettete un like, iscrivetevi a sto canale. Per ora abbiamo pochi contenuti, ma l'idea è di farli crescere giorno dopo giorno. Tra me e Andy, Jack, insomma, vediamo di mettere qualcosa di interessante. Jack oggi è andato a Coggiola a fare enduro. Andy oggi giro con la bici da strada nel Comasco. A presto, ciao ciao!